Salve! Questo video inizia dalla fine e non era in programma. Sono appena tornato dopo mille peripezie varie. Ah, siccome volevo viaggiare leggero, mi sono portato solo lei per registrare la Insta360 Go 2. E quindi tutto questo video sarà registrato con questa piccolina. Detto ciò, sono stato ospite dal mio amico Luca con un paio di altri YouTubers vari. Torniamo a una settimana fa. Grazie capo. Marconi Express. Fichissimo! Praticamente costavano meno i voli da Bologna. Tra l'altro, da Rogoredo a qua un'ora. E poi c'è questo trenino che ci porterà fino in aeroporto. 7 minuti. Vada messere. Dannazione, se avessi avuto la mia valigia monopattino. Te ricordi la mia valigia monopattino? Malta. Bello. Buongiorno. Com'è? Volato bene? Bene, bene, sì. Ottimo. Non so come, ma ce l'abbiamo fatta. Malta, Malta. Fontana dei Tritoni. Ma che spettacolo. Bello. Stiamo entrando nel centro di La Valletta. Città fortificata, capitale di Malta. Veramente caratteristica Malta. Bella. Questi? E cosa vuoi? Pizza carbonara. Buona. Una focaccia. Buongiorno. Buongiorno principessa. Buongiorno bel ragazzo. Allora, la storia è che abbiamo una moka non a induzione. Quindi l'idea è di usare la padella a induzione. Ho messo l'acqua per non bruciare la padella. Buongiorno Malta. Funziona, funziona, funziona. Direzione ufficio Disca. Che bella Malta, proprio cittadina di mare. 17:47. Riassunto della giornata: sono stato qui a far cose nel computer e montare video. Ma adesso mare, 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 mare. Comunque lui è Riccardo, di giorno trader, di pomeriggio subacqueo. Subacqueo. Guarda qua, bello, bello. A me le città col mare piacciono. E guardate qua che spettacolo. Beh, davanti all'ufficio il mare, devo dire. Voi non fate mai niente, eh? Bagno fatto, bella nuotatina. Devo dire che non mi aspettavo un granché, invece si sta dimostrando molto interessante questa Malta. Anche se non sto registrando niente perché mi sto godendo questa vacanza. Giorno 3 a Malta. Buongiorno Marco. Buongiorno. Oggi gara di trading. Non fatelo a casa, questo non è il trading online, questo è spettacolo. Buongiorno, buongiorno. Hello, hello. Uffici investire.biz. Cosa c'è in palio? Lingotto da 300 euro d'oro. Abbiamo Marco, abbiamo Riccardo, abbiamo Michael Pino, altro Riccardo. Ciao. E il super arcangelo. Tutti pronti per questa gara di trading? Inizia ufficialmente. Allora, io ho una strategia: non faccio assolutamente niente e conto che tutti gli altri perdano. Gli scacciati ha dato profitto di 53 euro. Io mi ritiro così, sono contento, mi accontento. Michael Pino è sotto un ponte, ha perso 100 euro e ne sta perdendo altri 50. Vabbè, Zago è un professionista. Arcangelo, zitto zitto. Io confido in Bitcoin che sono in long. Riccardo Zanetti è sotto un ponte. E invece Marco il Bocconiano, con gli amici della Bocconi, però sei in perdita. Mi risulta di pochino. Ovviamente sono tutti conti demo, stiamo solo giocando, ovviamente non è questo il trading. Esatto, no, è importante dirlo. Questo che abbiamo fatto è una gara, un gioco. Come giocare a briscola. Esatto, esattamente, un gioco tra amici. Questo non è il trading, però fa capire appunto quanto sia pericoloso. Quindi alla fine della fiera, terzo, non facendo niente, quindi 0%, ha vinto il super Zago, che lo fa praticamente di lavoro, quindi ci mancherebbe anche. Disca, che si occupa di investimenti e finanza da una vita, secondo. E voi altri perdenti, malissimo. Siete dei perdenti. Ho vinto la gara degli altri non trader. It was a pleasure. Bye bye. Guarda qua il marmo. Non è marmo, è fatto di Malta. Bye bye. La serata è Peppi Nero. La serata è Peppi Nero. Peppi Nero. Quella? Siamo a Tufia. Ma si fa di tuffi? Come va Riccardo? Malissimo. Riccardo è depresso. Oh là. Beh, direi onesto, mi ci potrei quasi abituare. Wow. Ricorda Riccardo, non esistono problemi ma opportunità. Vedi? Ha fatto i soldi con il trading online e vive a Malta e si gode la vita. Tra l'altro lei è anche impermeabile, non tantissimo, però senza il case ovviamente si può portare anche in acqua. Wow, che bello, tramonto. Vuoi togliere un ragazzo dal Veneto, ma non toglierai mai il Veneto da un ragazzo. Allora, qua abbiamo qualche problema tecnico con la partita. C'è questo fantastico drink analcolico. E qua abbiamo questa bowl vegana. Buon appetito. Wow, buona, buona. Buongiorno, signorina. Au.
Guarda che bella l'acqua. Comunque io quando sono con Luca sono vegano. Dovresti esserlo anche senza di me, per il pianeta. Il mese lo devo fare prima o poi. Siamo a Manuel Island, che è quest'isola praticamente in mezzo alla città, solo che è praticamente ancora grezza. In tutto ciò io ho questo anello smart che mi ha prestato Arcangelo, che tiene i battiti, tiene i movimenti. Qua c'è un monopattino. Guardate che spettacolo. Guardate che acqua. Non lo so. Abbiamo fatto il giro, abbiamo fatto il bagno, siamo andati giù al relitto abbandonato. Papà di Scacciati si è preoccupato. Sì, infatti. Mi sono portato il tuo zaino per 8 km per cercarti. È permesso? Hai capito qua il trading online? E beh. Spettacolo. Luca, è arrivato il momento triste degli addii. Non è tanto triste, a dir la verità. Io, Arca, Fatem, Pino, ti saluto così. Marco Lecchi non ce l'ha fatta. Sono qua. Addio. Addio. Abbiamo abbandonato il resto della ciurma e Zago ci porta a Comino. Stiamo salpando dal porto della Valletta, direzione Comino. Ah, isola di Comino. Oddio! Sto facendo lezioni di vela a Riccardo Zanetti. Allora, lì abbiamo Poma. E noi siamo a Prua. Prua. Poppa. Poma. Qua abbiamo il fiocco. L'albero. Aranda. Aranda. Per ammainare. Ormeggiare. Beh, la cosa più bella è cazza e lasca. Cazza e lasca. Cazza l'aranda. Vai. Bello. Uè, 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 ragazzi, chi poteva portare la pasta? Buongiornissimo. Allora. Punto 1, ho allungato la mia permanenza a Malta. Punto 2, stiamo andando a fare cose. Siamo rimasti solo io e Riccardo sull'isola. Direzione Tigne Point. Questa praticamente è tutta la zona nuova di Malta, con tutti questi palazzi, un po' come se fosse la city life di Malta. Praticamente tramite conoscenze varie siamo entrati in contatto con questo Andrea Pisanu, ex giocatore di Serie A, il buon Riccardo, che ha deciso adesso di iniziare a girare il mondo vedendo cose, intervistando persone. Ci farà un'intervista. Io ne approfitterò per fare un bel allenamento. Campetto, corsa, nuoto, corsa. La giornata è interessante. La cosa bella è che se uno ti vede si chiede: ma questo sta parlando con il palo? Sì, perché la Insta l'ho appiccicata. Beh, è comodissima sta cosa. E la cosa fantastica è che il campo da calcio è esattamente qua sopra. Vedete il rettangolone? Così, riassunto geografico. Quanti lucchetti! Mamma mia, mai visto così tanti lucchetti in vita mia, lol. Allora, qua siamo a Tigne Point. Questa è Slima, qua dove abbiamo preso la barca a vela l'altro giorno. Quella è Manuel Island, lì siamo andati a fare il bagno, bellissimo. E tutta quella là dietro è la Valletta, patrimonio dell'UNESCO, quindi non possono costruire, fare robe strane. Ed è veramente, veramente bella. La nostra casa è là dietro, a Msida. E qua costruiscono. Andrea, buongiorno. Buongiorno, sei pronto? Sì, carichi. Colazioncina. Ed eccoci sul campo, ovviamente sintetico perché sennò sarebbe un disastro da irrigare. L'unico problema è che non gli ho detto che io sono scarsissimo a calcio. Però vabbè, confidiamo in Riccardo. Questo è il campo dello Slima Wanderers, squadra di Premier League maltese, che è la loro Serie A. La cosa è che è un'isola. Quanti abitanti fa Malta? 450.000 abitanti, 54 squadre. Crossbar Challenge, che su YouTube andava 5 anni fa. Boh. Vediamo se qualcuno prenderà la traversa. Buona. Oh. Quasi. Attacca. Ok, loro stanno prendendo traverse su traverse. Io non ho altre qualità. Vai Zanetti. Boom. Wow. Bene. Quindi tu hai giocato in Serie A, poi sei andato in Canada, al freddo. Poi hai detto: sapete che c'è? Io voglio il sole. Da 7 anni sei qua. Questo ad agosto inizia il 7, sì. Allenato 2 anni nella Serie B, poi la prendere. Lo vedremo, lo vedremo sui nostri teleschermi. Ho vinto io, quindi. Sì. Siamo sì, tutti sì, d'accordo. Col montaggio adesso sistemiamo. È fighissimo perché siamo nel centro commerciale e il campo da calcio era effettivamente qua sopra. E ovviamente si ritorna a casa correndo. Allenamento con un ex giocatore di Serie A. Corsa, bagno. Cosa volete di più dalla vita? Pomeriggio a casa a fare cose noiose al computer. Riccardo in mutande. No, no! Questa sera sarò il videomaker di Riccardo. Anche ieri sera. Dovrei farmi pagare. Videomaker Dale all'opera. Facciamo il cinema. Bye bye. Bye bye. Vogliamo andare a vedere un po' Malta vera. Quindi ci stiamo dirigendo verso il nulla, esplorando i sobborghi di San Giuliano. Collina. E là c'è il mare, guarda che bello. Gebeo. È tutto lasciato un po' andare, eh.
Hello. Sida. Ok. Buongiornissimo. Corsettina. Mattutina. C'è Beo. Beh, direi che come ultimo giorno a Malta ci trattiamo bene. Bagagli pronti. Zanetti non ancora pronto, però è diventato un quindicenne. No. Zago. Grandissimo. Arrivederci. Ciao ciao Malta. Si ritorna a casa. Aeroporto. Riccardino, arrivederci. Wow. Roma Fiumicino. Siamo a Roma. Ho un'ora per mangiare una bella carbonara qua in aeroporto per chiudere in bellezza. Dannazione, è tutto chiuso. Ho sonno. Altro aereo, altra corsa. Sì. Milano Linate. Mamma mia, fa più caldo qui che a Malta. Da Yaki della Insta360 Go 2 che ha registrato questo video era tutto. Ci vediamo prossimamente con prossime cose, prossimi viaggi, prossime avventure. Ne vedremo delle belle perché... Ciao, 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 ciao.